Ciao a tutti ragazzi, questo nuovo video vi farò vedere la seconda parte di Mr. Potato Toy Story Collection. Allora, questo è il pupazzo giocattolo. Qua, allora, qui è il giocattolo originale. Qua il cappello, gli occhi, le orecchie, le mani, la bocca, il naso con i baffi. Poi qua c'è l'altoparlante per farlo parlare. Qua per fargli perdere i pezzi, e qui i piedi. Poi abbiamo, poi la confezione include occhi cattivi, bocca cattiva, poi, e qui queste sono le istruzioni. Poi, ok, poi questo è uguale al film, non proprio, però è originale da Toy Story Collection, perché come vedete, perché qua c'è il coso per le pile, nel film in teoria non c'è, e quindi c'è il tipo la specie di portapagaglie, non mettici pezzi, quindi si rischia di perdere i pezzi. Poi qui le gambe nel film non le ha, però è bello lo stesso. Ok, adesso faccio vedere il certificato di autenticità. Eccolo qua. Qua la bella immagine di Mr. Potato, il francobollo e UDA. Qua verso su Infinity and Beyond. Niente, il certificato è in inglese, lo provo a tradurre. Questo Mr. Potato è una prova certificata, amorevolmente prodotta da Thinking Toy, usando i tatti digitali del primo lungometraggio al computer. Spero che rimaniamo a gioia per aver avuto il personaggio, con la firma di John Lasseter, eccetera. Poi, vabbè, passiamo al personaggio, adesso lo andiamo ad accendere. Modalità demo. Per farlo parlare si preme il cappello. Puoi alzare la voce? Non ti sento! Se alzi ancora la voce cadrò completamente a pezzi! Santo cielo, mi hai fatto a pezzi dallo spavento! Cosa stai guardando? Non hai mai visto una patata che parla? Coraggio, fammi diventare una faccia buffa! Oh, mi devo riparare. Poi, con la modalità on, sono Mister parla da solo. Sai cosa stai guardando? Vabbè, ti dice alcune cose. Poi altre cose, tipo nel film ha gli occhi separati, invece in questo pupazzo sono attaccati. Tanta anche, e parla anche da solo in questa modalità. Allora, ecco una piccola sorpresa per te. Perché sono un cattivo attore? Perché mi perdo sempre le parti. Wow, pubblico a posto. Poi se stacchiamo la bocca non parla. Poi, se gli mettiamo gli occhi cattivi, l'occhio cattivo. Mi dai una mano qui? Sì, 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 assicurati che io non cada a pezzi. Coraggio, fammi diventare una faccia buona. Poi, allora. No, mi ridurrai un purè di patate. Aspetta, stoppiamo. Allora, se premiamo il pulsantino dietro. Gli cascano tutti i pezzi. Bene. Aspetta. Allora. Rimettiamolo a posto. Poi cade anche in pezzi se facete uno, se battete le mani forti oppure se gli urlate. Puoi alzare la voce? Non ti sento, non intendo fare il babysitter. Allora mettiamolo. Oh,
Proviamo a spaventarlo. Buh! Che cosa è successo? Ecco, pure con uno spavento cade in pezzi. E niente, volevo anche dirvi le cose che ho detto in precedenti video. Se qualcuno ha visto giocattoli specialmente a Roma, nei Toy Center, tipo nei Disney Store, tipo, ecco, RC Toy Story Collection, Rex Toy Story Collection, Alieni Toy Story Collection, Woody Toy Story Collection e... basta, mi pare. Sì, e che abbia qualcuno visto nei Disney Store, tipo Zurg parlante o Action Figure, e o che abbia visto, ecco... ecco, nei Disney Store tipo Woody Toy Story Collection in inglese, Jessie, Bullseye, Lozzo Toy Story Collection, o che abbia visto, ecco, in alcuni negozi anche Mrs. Potato, e che abbia visto, Mrs. Potato non Toy Story Collection, e che abbia visto nei negozi Disney tipo M a Salvadanaio, in resina dura, poi che abbia anche visto, no, ecco, M grosso a Salvadanaio, e che abbia anche visto, ecco, nei Disney Store Spark e Chuck e Twitch giga, in versione gigante. E niente, ci vediamo alla prossima.